tempo e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Lo avrete già visto nella copertina, ma oggi si parla di V-Bucks gratis. 1000, 2000 fino a 5000 ragazzi, tanta roba, tutta roba ufficiale direttamente da Epic Games. Parliamo anche ancora della patch 15.20 che sta per arrivare e delle grandi modifiche, i termini delle custom che si possono fare con gli abbonati sempre sui server privati di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si ripete di nuovo alcune modifiche per quanto riguarda la patch 15.20. Ieri non ve le ho dette proprio tutte, oggi volevo un attimo perderci qualche secondo in più. Per tutti i giocatori di Salva il Mondo ci saranno delle modifiche, delle sistemazioni alle quest, quindi alcune quest non vengono visualizzate correttamente, verranno sistemate, quindi non preoccupatevi. Verrà reinserito, come state vedendo qua, anche il flip reset, quindi la musica di background che è stata rimossa qualche giorno fa, non si è ben capito il perché, e poi modifiche anche, anzi sistemazioni per quanto riguarda alcune skin che non vengono visualizzate correttamente in game e il deltaplano dell'ultimo bundle, quello tutto futuristico, tutto con i neon, che dà una scia veramente orrenda che ovviamente è sbagliata. Quindi sistemazioni per quello, anche per il Battle Royale qualche fix, insomma tanta roba. Vi ricordo che dovrebbe essere domani o dopodomani direttamente la patch. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché mi rivolgo di nuovo a tutti voi giocatori di Salva il Mondo, in quanto arriva una notizia ufficiale che vi parla di del problema che alcune trappole che collocate durante le vostre quest di Salva il Mondo hanno. In poche parole, si chiamano jail builds, se non ricordo male, quindi dovrebbero essere tipo delle trappole a prigione. Io non gioco più a Salva il Mondo, quindi non sono così ferrato, ma viene reso pubblico il fatto che Epic Games è a conoscenza di un errore di sviluppo di queste trappole, quindi non funzionano correttamente, verranno sistemate anche queste con la prossima patch, quindi non preoccupatevi, tutto tornerà come prima. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché per tutti quelli che non lo sanno, oltre ad aver ricevuto all'acquisto del Fortnite Crew Pack la skin del Green Arrow, alcuni da un paio di giorni a questa parte ricevono nuovamente in game questa schermata. Come vedete c'è di nuovo la skin di Green Arrow con il suo backpack e il suo piccone, ma sono stati aggiunti i 1000 V-Bucks che non tutti hanno ricevuto. Ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, molti lamentavano il fatto che con l'arrivo di Green Arrow non fossero arrivati in realtà i 1000 V-Bucks che erano stati promessi mensilmente da Epic Games ogni volta che si fa il Fortnite Crew. Questo ragazzi è una figata, perché in realtà, se è vero che alcuni hanno ricevuto questa schermata con 1000 V-Bucks, altri hanno ricevuto questa schermata, e come vedete ragazzi sono 5000 V-Bucks dati gratuitamente da Epic Games in base a quanti giorni di ritardo sono arrivati i 1000 V-Bucks del Fortnite Crew di gennaio, quindi del Green Arrow. In realtà io non li ho ancora visti, quindi per il momento non posso dirvi li ho ricevuti, ma questi due post su Twitter, che sono appunto della pagina ufficiale di Fortnite Status, ci fanno ben sperare, perché dice: noi stiamo investigando per il problema che molti giocatori della Fortnite Crew hanno e quindi non hanno ricevuto i 1000 V-Bucks. Qua stiamo parlando dei primi giorni dell'anno, quindi è una roba che anche loro sapevano. E come vedete invece, qualche ora fa, in base a quando state vedendo questo video, noi stiamo procedendo a garantire i 1000 V-Bucks a tutti quelli che non l'hanno ricevuti nella Fortnite Crew. Però a ogni persona che riceverà
i 1000 V-Bucks garantiti riceverà anche un bonus di 500 V-Bucks extra, e alcuni hanno ricevuto quei 5000, quindi ci pare semplice pensare che il bonus di 500 V-Bucks possa essere moltiplicato per i giorni. Ovviamente ragazzi, io, se qualcuno di voi ha ricevuto dei V-Bucks, faccia subito uno screen, me lo mandi su Instagram in modo da poter confermare che anche noi li abbiamo ricevuti. Sarebbe veramente tanta tanta roba. Quindi comunque grazie ad Epic Games per darci dei V-Bucks extra, dato che ha fatto lei stessa un errore. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ci sono delle modifiche, come vi anticipavo, e degli aggiornamenti ai server privati. Direttamente dall'utente Mix, come state vedendo, deve essere il primo che dice: io, NotMask, che è un altro utente, abbiamo lavorato su un modding, su un Fortnite modding project, quindi un progetto di Fortnite moddato, dove ci sono dei server che introducono anche il Rift. Ed è una roba veramente incredibile. Il Rift praticamente è quella specie di pietra, chiamatela un po' come volete, nel senso quell'aggeggio che vi permette di muovervi in game svolazzando, in poche parole, quindi librando proprio nell'area. Io ho cercato dappertutto ma non ho trovato come accedere a questi server, quindi non vi preoccupate, perché ovviamente vi darò delle maggiori informazioni. Ma la cosa bella è che sembrerebbe che questi server possano garantirvi anche la possibilità di testare e di provare tutte le emote, tutte le skin che sono presenti in game. E per tutte le skin sembrerebbe che ci sia anche questa skin, la più rara in poche parole, che fa parte di Fortnite China con il backpack che uscì un anno e mezzo fa, quando ci fu la collaborazione di Fortnite China con QQ, che praticamente forse parliamo addirittura di 2 anni fa. QQ era, se non ricordo male, un client di messaggistica che hanno loro, che ha fatto appunto una collaborazione garantiva un backpack. Non è possibile ottenere purtroppo in Europa questi outfit, anzi addirittura siete bannati, sono bannabili gli utenti che vengono scoperti ad averli non essendo di Fortnite China, perché sono proprio due cose completamente separate. Comunque tenete anche controllata la mia pagina Instagram, perché alla peggio, se trovo delle informazioni su questi server, ve le pubblico lì in modo da farvi accedere e quindi provarli. E andiamo avanti e chiudiamo con il video, ragazzi, facendovi vedere una nuova skin, il nuovo pacchetto di Salva il Mondo con la skin che si chiama Machinist Mina. Volevo riuscire a trovare anche il video, che purtroppo mi sono dimenticato, maledizione a me, ce l'ho qua ragazzi, che mi sono dimenticato di inserire, ed eccolo qua ragazzi, il video di Machinist Mina, ve lo faccio vedere istantaneamente. Ovviamente ho sbagliato, maledizione a me, porca miseria, questo è un altro schermo, adesso ho 160 schermi, non riesco neanche più a capire qual è quello giusto. Eccolo qua ragazzi, in game, dovrebbe arrivare per Salva il Mondo il nuovo pacchetto appunto di Save the World, e insieme alla skin vi faccio vedere anche le nuove emote che non sono ancora state rilasciate. Sono veramente molto molto carine, ma a questo punto mi immagino arriveranno o in questi giorni o direttamente nella patch 15.20, sono ben 5 emote. Questa è addirittura molto carina perché ha l'attraversamento, il monociclo, e ce n'è una invece che sarà un emote che si potrà utilizzare in condivisione, una specie, sembrerebbe, di sasso carta forbice, ora sinceramente non lo so, una l'abbiamo già simile, questa staremo a vedere in poche parole qual è. Insomma ragazzi, tante sono le notizie che stanno per arrivare, finalmente questa settimana vedremo la patch e quindi ci sarà finalmente una bella ventata di aria fresca sul nostro Battle Royale preferito. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando non vi dimenticate di premere il like ragazzi, lasciate anche un commento se volete aiutarmi a mandare questo video nei consigliati, e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao!